Ben ritrovati. Ho visto l'accoglienza pazzesca che avete fatto al mio video confessione di questa notte, registrato la 1:01. Io ringrazio tutti i messaggi che ho ricevuto, ringrazio le belle parole per le belle parole che mi avete scritto. Vi ringrazio dal profondo del cuore e a quanto pare la sfiga continua. Infatti questo video sarà intitolato Sclero Number 2, perché sta per sclerare un'altra volta. Allora, che cosa succede? Ieri viene annunciato che verranno fatti dei lavori, perché qui sembra la fabbrica del Duomo, verranno fatti dei lavori all'autoclave. E vabbè, ci sta, scusate, eh. So che non si dovrebbe fumare, ma altrimenti ammazzo qualcuno oggi. Dunque, devono fare dei lavori all'autoclave e quindi verrà sospesa l'erogazione dell'acqua. No, già siamo il 18 luglio. Adesso il mio pistolancer qua di meteo mi dà una temperatura di apriti. Ce la puoi fare, 30 gradi. Non so quella che sia percepita, non voglio neanche saperlo. So che fa un caldo porco. Quando iniziano a sospendere l'acqua? Alle 7:30 della mattina. Bene, benissimo. Allora, cosa fa? Ci si organizza per tempo, cioè ci si premura di fare scorte di acqua, pentoloni, bottiglie, contenitori vari. Poi ci si rivolge alla custode chiedendo ma questi lavori, grosso modo, ma no, hanno detto 2 o 3 ore al massimo. Verso 10:30, 11 dovrebbe essere tutto a posto. Perfetto. Allora non stiamo a fare le raccolte indiscriminate di acqua. Fai i tuoi bravi conti, abbondi un po' e poi finisce lì. Stamattina ovviamente ci si alza, doccia, ci si lava, ci si prepara e tutto. Dopodiché io verso le 8 qualcosa, finito di sistemare cose, inizio i miei giri da Madonna Pellegrina in giro per la città. Ovviamente sono uscita e già l'acqua non c'era più. Ma uno dice, chi se ne frega, lavare mi sono lavata, quello che dovevo fare, ho fatto. Il cane poverino non sta bene, quindi è tutto saccagnato sotto il letto, non vuole nemmeno uscire perché risente moltissimo del caldo, poi ha ricominciato a stare poco bene di suo. Va bene. Sono tornata a casa che erano le 12 e un quarto, 12 e mezza. Ovviamente un caldo allucinante, però uno dice torno a casa adesso, mi spoglio. Mi metto sotto la doccia, mi do una rinfrescata e comincio a fare tutto il resto dei lavori che mi aspettano. Passo davanti ai negozi che ci sono sotto casa e vedo tutti quanti seduti fuori. Da premettere, sotto casa mia ci sono due saloni di bellezza, uno maschile e uno femminile, c'è un negozio di animali dove si fanno toilette ai cani. C'è l'asilo per i cagnolini e i gattini, vari ed eventuali, c'è una pasticceria, c'è una pizzeria, so, tutta gente che l'acqua. Non è che c'è una merceria e un negozio di belle arti dove l'acqua, se anche non ce l'hai, non è che lì tutti i negozi e attività che funzionano con acqua. Vedo tutti fuori e dico: scusate, siete tutti in pausa? E lo sguardo sconsolato è stato: no, veramente siamo senza acqua. Guardo l'orologio e dico: cazzo, quasi le 12:30. Hanno iniziato stamattina alle 7:30. Hanno detto che durava 3 ore, 4 al massimo. Ah sì, bene, ti diamo la novità. Forse, e dicono forse, la ridaranno questa sera. Panico assoluto, come forse questa sera. Cioè, io sì, ho le mie scorte, ma non ho fatto scorte industriali perché se mi si preventiva una sospensione di 3-4 ore, io so già che quelle 3-4 ore non ci sarò nemmeno a casa. Ho capito. Prima di uscire ho usato ancora l'acqua di scorta per rilavarmi le mani e darmi un'ultima rinfrescata veloce. Però non è che ho raccolto le cisterne, anche perché mi sembra assurdo riempire tutti i pentoloni che ho in casa per
per una raccolta d'acqua che si presume, da quello che avevano detto, non sarebbe stata nemmeno necessaria, calcolata sulle mie esigenze e sulla mia presenza. Quindi io torno a casa, aggrondante di sudore, e ovviamente non c'è acqua. Mi rinfresco, la meno peggio, con quello che ho a disposizione. Chiedo lumi e mi sento dire che sì, effettivamente il lavoro è tale per cui forse tornerà questa sera. Quindi adesso mi trovo a casa perfettamente immobile. Uno, perché non voglio muovermi più di tanto, altrimenti ricomincio a sudare. Secondo, perché non posso fare alcunché. Non posso usare la lavatrice, non posso cucinare, non posso mettermi a stirare perché suderei e ricomincerei a sentire la necessità di una doccia. Non posso fare pulizia in casa perché senza acqua non si pulisce, non posso fare niente. Ora io mi domando e dico, quando sai che devi fare un lavoro di questo genere, che crea un disagio non indifferente, non solo legato al periodo della stagione, il 18 luglio non è che ci voglia Nostradamus con le sue cinture per immaginare che faccia un caldo porco, ma appaltato, ma neanche appaltato, affidato non a una ditta privata, ma a un ente pubblico, nella fattispecie qui è la A2A, che lavora 12 mesi all'anno, 365 giorni all'anno, perché hanno anche le squadre di intervento speciale, tutto. Ma cosa ti costa rimandare questo lavoro alla prima settimana di agosto, quando sai benissimo che qui non c'è più un'anima viva, tranne 4-5 vecchietti, la custode, il personale di sorveglianza, che quindi non risentono più di tanto di questo disagio. Comunico questa cosa a questo emerito coglione, perché non posso definirlo altrimenti, che è il responsabile del palazzo dove abito io, perché il mio condominio è formato da quattro unità abitative, quattro palazzi, racchiusi in un parco privato. Ecco, il rappresentante del palazzo dove risiedo io, il coglione che sta sopra di me, dottore, commercialista, docente, universitario, chi più ne ha più ne metta, e dico: ma scusa, ma non potevamo farlo fare la prima settimana di luglio, di agosto, visto, considerato che tanto lo fa la 2A e chi se ne frega, possono venirlo a fare anche a Ferragosto. E no, ma sai, farlo adesso ci le togliamo il pensiero, ma brutto pirla, tu ti toglierai il pensiero, ma a me sta venendo un coccolone in casa. Niente, ragionare con questa gente è come ragionare con le piante grasse. A questo punto dire che mi è salito il nazismo, che Hitler e compagnia cantante, levatevi proprio, niente. E questo tanto per dire l'idea di come basti dare in mano a persone sbagliate la gestione delle cose, che diventa subito tutto un caos. Quando io sento parlare di Milano, che è la mia città, non di adozione ma di origine, io sono milanese, figlia di milanese, quindi Milano è una città efficiente, Milano è la capitale morale d'Italia, Milano, sì, Milano lo sarebbe se venisse affidata a gente che ha quella che si chiama la milanesità, che ha un modo proprio di porsi davanti ai problemi della vita, un modo di pensare, di agire, di comportarsi, di ragionare. Purtroppo abbiamo l'esempio più eclatante a Palazzo Marino, che sono già due sindaci, uno più pirla dell'altro, che di milanese c'ha un poco niente, anche perché non sono milanese al 100%. Ma questo non vuol dire, perché ho conosciuto fior di meridionali che venuti a Milano hanno realizzato quella che era la loro milanesità latente, perché non è vero che un milanese sa ragionare, meridionali no. Ho conosciuto fior di meridionali che li facevano saltare sul latente ai milanesi. È proprio l'insipienza di certa gente, sindaci incapaci, amministratori condominiali incapaci, responsabili condominiali teste di cazzo. Qui non è questione di nord-sud. Quando si è gestiti da degli incapaci, ci vanno di mezzo tutti. È per quello che io dico sempre: la giusta indignazione, la giusta dose di incazzamento. Quando qualcuno lavora per
coi piedi, per non dire con altre parti del corpo, la dimostrazione è che poi guai li paghiamo tutti noi. E niente, questo che mi viene a dire, ma sai, adesso lo facciamo, non ci pensiamo più, brutto deficiente. Se lo fai tra 15 giorni, non ci pensa proprio nessuno, perché manco ce ne accorgiamo, siamo via tutti. Niente, niente, così. Proprio lavorare con la testa altrove. No, proprio veramente è una vergogna. Tornando di botto al video che ho pubblicato questa mattina presto, io ho risposto a tutti i commenti che ho trovato prima e vi posso dire che mi avete fatto un bene al cuore e all'anima che nemmeno ve lo immaginate. Cioè, io pensavo davvero che questo genere di video in cui si parla dei problemi, opla, sexy. I video in cui si parla dei propri problemi, dei propri casini, di quelle che sono le disfunzioni microscopiche, macroscopiche che coinvolgono ognuno di noi, non fosse una tipologia di video interessante. In realtà vedo che parlare, esporre i propri problemi, permettono anche ad altri di venire a raccontare la loro e a loro modo di sfogarsi. Perché c'è bisogno anche di parlare per sfogarsi, è terapeutico, credetemi. Io tra il video di ieri sera, il video che sto facendo adesso e i vostri commenti, mi sento, ma che Lexotan, Xanax, Prozac, ma mille volte meglio. Cioè, quando si butta fuori tutto quel ribollimento che si ha dentro, poi si sta meglio, davvero. Io spero di non avervi tediato ulteriormente, ma sapete, va a finire che prima o poi eseguirò il consiglio di un amico. Metterò per iscritto, in maniera un po' più articolata, tutte le disavventure che mi capitano tra lavoro, famiglia, condominio, varie ed eventuali, perché mi sembra ormai che, malgrado io le viva ancora con una certa compartecipazione e fitta al fegato, e la sia capitata per sbaglio su un set di Scherzi a parte. Prima o poi uscirà il cartello sesso Scherzi a parte, perché non è possibile che capiti tutto qui e che io sia perennemente circondata da braccia rubate all'agricoltura e cervelli rubati alla ricerca scientifica. Non lo so, tutto a me, tutto qui. Meno male che io riesco sempre a buttarlo sul ridere, perché altrimenti farei mani e stragi proprio di quelle. Pensate che mi sto allenando per prendere il porto d'armi, forse quello mi calmerà ulteriormente, perché non c'è come avere il porto d'armi per darsi una calmata definitiva. Forse sarà quello necessario. Spero tanto che quando dovranno valutarmi a livello psicologico non vengano a vedere questi video, se no sono fregata in partenza. Con questo vi saluto, vado a vedere cosa posso fare, cioè magari vado avanti a leggere, così potrò farvi la recensione del nuovo libro di Martin Rua. Anche se sto notando, abbiate un nanosecondo di pazienza, sto notando che nel frattempo è arrivato materiale da tradurre, quindi non lo so. Tanto oggi non si mangia. Oggi non si mangia. Non perché non abbia da mangiare, per amor del cielo, è che proprio mi sta chiuso lo stomaco dal nervoso. Meglio evitare blocchi digestivi. A presto con gli aggiornamenti dalla casa del delirio. Un bacione e un arrivederci. A presto e ancora grazie, un abbraccio virtuale a tutti quelli che partecipano a questo canale demenziale, anziché no, e che mi sostengono con i loro commenti, che molto spesso arrivano direttamente al cuore e veramente mi commuovono tanto. Vi voglio bene.